Allora, Benissimo. buongiorno, registrazione avviata. Grazie Federica. Allora io do il buongiorno a tutti i presenti e comincerei innanzitutto con l'appello e poi procederei alla lettura dei verbali. Buongiorno consigliera Zidoli. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Procediamo così, Federica. buongiorno. Grazie, Presidente. Triputi. Presente. Candigliota, Presente. Ciancio, Presente, buongiorno a tutti. buongiorno consigliere, Ariano, assente, Gugliotta, assente, Zitoli, Presente. grazie. Buongiorno Federica. Presidente, buongiorno consigliera. Scusami, scusami Federica, una cosa, ma questo utente sconosciuto chi è? Infatti non lo so. Utente sconosciuto, non saprei perché. Ma l'ha ammesso lei? Ah, Io me ok. lo ritrovo ammesso, ma chi... Io non l'ho ammesso, io non ho ammesso nessuno, Presidente, perché lei mi deve dare l'ok. Allora, l'utente sconosciuto si può palesare per cortesia? È silenziato. Lo Allora, abbiamo. so, ma io voglio sapere chi è. Perché Beh, certo. se non si palesa, purtroppo dobbiamo estrometterlo, perché io devo sapere chi è. A me nella lista non me lo dà comunque. Io ho utente sconosciuto. Io no, io vedo che siamo solo noi cinque. Io non riesco a capire da dove si vedono. Io ho uguale. la barra sotto, Ah, tu vedi tutti quanti i partecipanti. esatto, e ho US, utente sconosciuto. Quindi, Federica, adesso mi sa che è uscito. Mi sa che è uscito perché non lo vedo più. Perfetto. Anche io, Presidente, non lo vedo più, invece prima lo vedevo. Invece le Ok. volevo comunicare. Allora, No, è intanto. rientrato, è rientrato. Sì. Quindi questo utente sconosciuto ha sicuramente il link, però non è stato autorizzato dagli uffici. Allora, comunico che come segreteria abbiamo inviato il link di accreditamento alla piattaforma utilizzata dall'amministrazione per la seduta odierna di Commissione Seconda Permanente, come da regolamento deciso mentre è stato comunicato, altresì è stato comunicato a chi non aveva inviato nei tempi previsti. Nel frattempo le comunico, Presidente, che è entrato il Sì, consigliere Francesco. Costa Sì, e lo vedo, lo abbiamo in vedo. sala d'attesa la signora Maria Teresa Mazzucca, a cui è stato dato il link. Ecco, Ecco, c'è anche la consigliera anche la Ariano. consigliera Rariano, buongiorno, e il signor Ruvinetti come Buongiorno. comitato. Buongiorno, buongiorno. Loro sono autorizzati a poter audire alla seduta. Sì, Grazie. rimango col punto interrogativo dell'utente sconosciuto, perché se non si palesa io non posso ammetterlo alla seduta. Deve almeno lasciare nome e cognome. Quindi se l'utente sconosciuto ci sta ascoltando, gentilmente può dare nome e cognome. Va bene, intanto possiamo ammettere le persone che abbiamo in sala d'attesa, Federica? Federica? Sì, la sento. Allora,
Io posso ammettere il signor Rovinetti, Roberto Rovinetti? Vado? Sì. Intanto buongiorno, scusate, non riuscivo proprio ad accendere il microfono, quindi proprio, cioè, mutissimo. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, il signor Rovinetti lo vedo. Vedo anche Andrea Coglia. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a quindi, tutti. Ok, allora procediamo con... scusi Presidente, buongiorno al Presidente della Commissione Commercio, alla Segreteria, buongiorno. E, manca però la signora Maria Teresa Mazzucca, che non riesco ad ammettere, e le chiedo cortesemente ausilio, Presidente. Guarda, io non ce l'ho, non ce l'ho, quindi probabilmente è uscita, forse sta tentando... Ah, sì, ha problemi di online, sì. Perché non ce l'ho. Prego, Presidente. Va bene. Allora, procediamo intanto con la lettura dei verbali. Prego, Federica. Grazie, Presidente. Procedo con la lettura del verbale della Commissione Congiunta numero 5, perché ha una data del 27 luglio. Sì. Congiunta seconda quarta, e abbiamo presente il vicepresidente vicario Candigliota. Va bene, Presidente, sì, per ecco. Lei? Sì, sì, sì. La congiunta, Sì, Presidente. Seduta del 27 luglio. Allora, io la metto in condivisione, non so se la leggete. Sì. Ok. Sì, prego. Sì. Il giorno 27 del mese di luglio, alle ore 9, in modalità online, attraverso la piattaforma utilizzata dall'amministrazione, si è riunita l'intestata commissione convocata alla stessa ora per l'esame del seguente ODL, ordine del giorno. Unico punto, analisi progetto adozione delle aiuole su via Tuscolana. Leggo soltanto, facciamo il controllo, Presidente, se è d'accordo della seduta, dei membri partecipanti presenti e assenti della commissione sua, seconda permanente? Bene, bene, proceda. Per la commissione seconda, consiglieri presenti alle ore 9, il vicepresidente vicario Marco Candigliota, Antonio Ciancio, Elisa Zitoli. Per la commissione seconda, consiglieri assenti alle ore 9, la presidente Angela Triputi, Maria Cristina Ariano, Francesca Gugliotta. Svolge la funzione di segretaria verbalizzante e l'istruttrice amministrativa Federica Squarcio. Sono altresì presenti Associazione Commerciale Tuscolana, signor Gianni Amiconi, Consulta Cittadini Stranieri, Municipio Settimo, signora Lucica Irimie. Alle 9 constatata, sì. Alle 9 constatata la presenza del numero legale e quindi la validità della seduta, il Presidente Principato apre i lavori della Commissione, assumendone la Presidenza. In assenza della Presidente della Commissione seconda, presiede la stessa il Vicepresidente Marco Candigliota. Il Presidente Principato procede alla lettura del punto all'ordine dei lavori, che riguarda l'analisi del progetto adozione dell'aiuole su via Tuscolana, e comunica a tutti i presenti che il Presidente Candigliota sarà il relatore. Alle 9.12 entra la consigliera Ariano. Il Presidente Principato comunica che l'obiettivo odierno è quello di condividere con gli altri commissari e di concerto con la Consulta dei cittadini stranieri e con l'Associazione dei commercianti della via Tuscolana il progetto di cui all'ODL. Aggiunge inoltre che in Commissione Politiche Sociali sussiste una forte collaborazione sia con la Consulta delle persone con disabilità e salute mentale sia con la Consulta dei cittadini stranieri, specificando che insieme sono stati affrontati nelle ultime sedute temi a livello progettualistico. Per quanto concerne invece l'Associazione dei commercianti di via Tuscolana, pur non essendo membro della Commissione Seconda Permanente, è a conoscenza del rapporto instaurato con l'Associazione dei commercianti di via Tuscolana a beneficio del territorio municipale, e che insieme sono stati condivisi diversi progetti raggiungendo degli ottimi risultati. Il Presidente Candigliota conferma quanto detto fino ad ora dal Presidente Principato.
Per quanto concerne il progetto di adozione delle aiuole su via Tuscolana, spiega ai presenti che l'idea è nata nel corso di una seduta di Commissione Speciale delle Pari Opportunità, alla quale lui ha partecipato. E proprio in quell'occasione era presente anche la consulta dei cittadini stranieri, che ha manifestato la necessità di farsi conoscere sul territorio in maniera più ampia. Successivamente la stessa tematica è stata oggetto di approfondimento anche in Commissione Politiche e Sociali, di cui è membro. Presidente Principato, a tal proposito, aggiunge che in merito alla pubblicizzazione delle consulte è stato avviato in Commissione Politiche e Sociali un percorso parallelo di rafforzamento sui canali web istituzionali. È stata stilata anche una nota di commissione che ha visto coinvolta anche la Commissione Sesta Permanente per le opportune valutazioni delle informazioni, delle informative tecniche. È stato coinvolto in tutto il percorso anche l'assessore municipale di riferimento. Scusi, Presidente, posso chiederle di silenziare l'audio agli altri partecipanti? Altrimenti, scusate, grazie. Il Presidente Principato, a tal proposito, aggiunge che in merito... Ah no, questo l'ho letto. Il Presidente Candigliotto, scusate, spiega che il progetto consiste nel pubblicizzare le consulte tramite un'iniziativa che mira a migliorare la qualità del decoro pubblico, promuovendo anche la partecipazione dei commercianti attraverso forme di adozione delle fioriere che sono già esistenti sui marciapiedi della via Tuscolana. Precisa che allo stato attuale le fioriere, nel numero di 55, necessitano di un intervento di manutenzione, nonostante qualche negoziante di prossimità se ne stia già prendendo cura, nel numero di 3. Il progetto vedrà le consulte protagoniste della realizzazione di cartelli da collocare sulle fioriere contenenti dei messaggi sociali e riferimenti necessari per l'individuazione dei servizi. Il Presidente Principato, nel riprendere la parola, tiene a precisare che le consulte sono gruppi di persone o associazioni istituzionalizzate nel municipio con la finalità di promuovere e di incentivare proposte progettuali nel territorio di loro competenza. Nel municipio VII le consulte sono 3: la consulta per le persone con disabilità e salute mentale, la consulta dei cittadini stranieri e la consulta della scuola. Il Presidente Candigliotta prosegue poi con la presentazione del progetto sopracitato, riferisce che le piante verranno fornite dal municipio, tra parentesi 230/250 piante. Le consulte si dedicheranno allo stato manutentivo delle piante con dei sopralluoghi calendarizzati, mentre per quanto riguarda la cura giornaliera si richiede la collaborazione da parte dei commercianti, che consiste nell'innaffiatura delle piante. Il progetto prevede l'installazione in ogni aiuola di una cartellonistica sulla quale verranno stilate alcune frasi di carattere sociale. Il Presidente Candigliotta comunica inoltre che la tematica riguardante più propriamente la parte del verde verrà affrontata nella Commissione Terza Permanente. Il Presidente Principato sottolinea che il progetto ha un obiettivo duplice: l'abbellimento e la riqualificazione della via Tuscolana con l'incentivazione delle attività commerciali di prossimità e la pubblicizzazione dei servizi dell'amministrazione municipale in uno spirito collaborativo tra l'amministrazione, esercizi commerciali... Scusami Federica. Prego. Scusami Federica. Prego. Non notavo una cosa. Sì. Il Presidente Candigliotta comunica inoltre che la tematica riguardante più propriamente la parte del verde verrà affrontata in una congiunta commissione terza, quarta permanente, perché sarà una congiunta comunque riguardando comunque specificamente. Sì, effettivamente sì, è verità, nel senso sì, rettifico, in una verrà affrontata, prego. In una congiunta. Terza, quarta. Sì, grazie. A lei. Continuo, Presidente. Continuo, Presidente. Sì, prego. Prego.
Il presidente Principato mi sembra di averlo letto il periodo legato, però lo ripeto per sicurezza. Il presidente Principato sottolinea che il progetto ha un obiettivo duplice, no, l'ho letto comunque, l'abbellimento e la riqualificazione della via Tuscolana con l'incentivazione delle attività commerciali di prossimità e la pubblicizzazione dei servizi dell'amministrazione municipale in uno spirito collaborativo tra l'amministrazione, esercizi commerciali e strumenti di partecipazione dei cittadini. La signora Luccica Irimie riferisce di aver effettuato un sopralluogo sulla via Tuscolana per avere contezza dello stato attuale delle aiuole, da cui è emerso che risultano essere in totale abbandono. In alcune aiuole ci sono delle piante che necessitano di innaffiatura, in altre manca la terra, in altre sono presenti rifiuti. La signora Luccica Irimie suggerisce di piantumare nelle aiuole delle piante grasse, poiché si possono curare in modo facile, necessitano di un'innaffiatura moderata. Ritiene che sia interesse della collettività impegnarsi nel voler cambiare il modo di rapportarsi alla cosa pubblica. Aggiunge che a suo avviso si può crescere come comunità quando ci si prende cura delle cose, facendo ognuno la propria parte nel rispetto dei ruoli reciproci. Aggiunge che insieme si può costruire qualcosa di bello e accogliente per il benessere di tutti. La signora Luccica Irimie si rende disponibile alla realizzazione del progetto. Il presidente Principato riferisce che seguirà un approfondimento delle tematiche per quanto concerne l'aspetto operativo del progetto nella seduta congiunta politica, sociale e ambiente. Aggiunge che l'intento odierno è quello di presentare il progetto e capire se sussiste la volontà ad aderirvi. Il consigliere Candigliota precisa che l'amministrazione si farà carico delle spese dell'acquisto delle piante e della piantumazione. Il presidente Candigliota specifica che verrà stilato un atto che detterà le linee guida per la realizzazione del progetto. L'intento odierno è quello di avere un feedback da parte delle consulte e dell'associazione dei commercianti. Alle 10.01 per la commissione quarta permanente, ovviamente, esce il consigliere Ferrauto. Segue dibattito. La consigliera Ariano interviene sostenendo che nel corso della consigliatura si è cercato di migliorare la via Tuscolana, liberandola anzitutto dalle postazioni delle bancarelle, rendendola così più fruibile al passaggio allo shopping. Precisa anche che in materia di decoro urbano si è affrontata più volte nella commissione terza permanente, di cui lei è la presidente, la tematica inerente al decoro del territorio. Sono state stilate note ed atti a riguardo. La consigliera Ariano considera il progetto di adezione delle fioraie importante per il decoro del territorio municipale. Consigliere Ciancio ritiene importante l'intervento di recupero urbano sulla via Tuscolana, precisa che occorre però avere contezza dell'impegno di spesa a cui dovrà far fronte l'amministrazione per realizzare il tutto. Alle 10.33 esce la consigliera Ariano. Presidente Principato, nel riprendere la parola, rimarca quanto detto in precedenza in merito all'aspetto tecnico operativo del progetto. Aggiunge che per quanto concerne la piantumazione delle piante nelle aiuole, il municipio potrà dare incarico all'ufficio giardini del municipio. Riferisce inoltre che il tema inerente alla sponsorizzazione delle consulte verrà affrontato successivamente. Il consigliere Toti ritiene il progetto interessante poiché ripristinerebbe il decoro sulla via Tuscolana e nel contempo è un'opportunità di pubblicizzazione per i ruoli che svolgono le consulte. Alle ore 10.35 esce il consigliere Ciancio. La consigliera Zitoli è favorevole nel proseguire tale iniziativa e suggerisce di coinvolgere la consulta delle scuole per quanto riguarda i messaggi da trasmettere attraverso la cartellonistica. A tal proposito considera opportuno approfondire l'argomento con il presidente della commissione quinta permanente per le opportune valutazioni del caso. I commissari presenti accolgono favorevolmente quanto detto dalla consigliera Zitoli. Alle 10.43 rientra il consigliere Ferrauto. Il signor Gianni Amiconi, Associazione Commercianti Tuscolana, comunica la sua personale disponibilità alla realizzazione del progetto e che riporterà agli altri commercianti quanto detto nella seduta odierna per verificare la volontà di adesione. Il consigliere Ferrauto ritiene che il progetto sia interessante e di interesse pubblico. Segue il breve dibattito nel corso del quale emerge l'importanza di dare spazio ai soggetti del territorio interessati a valorizzare e tutelare aree di pubblica utilità, creando un legame virtuoso tra la città e chi la vive. Esaurito l'argomento posto all'ODL, il Presidente Principato chiude la seduta
alle ore 11:10. Io ho terminato, Presidente, la lettura del verbale. Sì. Federica, se non ci sono osservazioni possiamo approvare il verbale? Ditemi. Sì, sì. Ok. Sì, sì. Sì, nessuna osservazione da parte mia, grazie. Va bene, va bene. Ciancio? Benissimo, grazie. Va bene, grazie. Quindi grazie. Approviamo il verbale. Quindi il presente verbale letto e sottoscritto è stato approvato dalla Commissione Seconda nella seduta del 21/09/2020 e ovviamente i firmatari sono il Presidente della Commissione Seconda Marco Candigliota per quanto riguarda la parte iniziale e invece sotto la Presidente della Commissione a oggi il firmatario è la Presidente della Commissione Seconda Angela Tripudi e il Vicepresidente Vicario Marco Candigliota. Va bene. Mi dica lei se devo proseguire, Presidente, con la lettura invece del verbale numero 25 della seduta della Commissione del 14 settembre. Aspetta un attimo che ho un problema. Sì. Allora. Perché non riesco a vedere. Ecco. Presidente, mi scusi, dato eccoci. Comunque che abbiamo un po' di ospiti, magari... Io direi il secondo verbale, magari lo facciamo a conclusione della seduta, Federica. Io approfitto in questo momento che ho visto entrare anche l'assessore Piero Accodo, non so se ci sente. Assessore Accodo? Va bene, allora proseguiamo come già ho detto all'inizio della seduta, io farei l'inversione dei punti toccando subito l'argomento dell'Appio Primo, visto che poi abbiamo dobbiamo trattare l'argomento sull'aggiornamento delle riqualificazioni dei vari meccanismi del territorio. Presidente, che scusa, ci sono ho qualche problema di connessione qui in stanza, però ci sono. Buongiorno Assessore. Buongiorno. Allora, io darei subito la parola al consigliere Andrea Coglia anticipando che venerdì c'è stata una commissione congiunta con Urbanistica e si è trattato appunto il tema dell'Appio Primo, che tutti noi sappiamo che è un tema che ci sta particolarmente a cuore, visto che sono anni che si cerca comunque di arrivare a una definitiva risoluzione. Allora, per quanto riguarda questo tema, che sta ovviamente a cuore all'amministrazione, ma sicuramente a cuore della cittadinanza che soprattutto risiede in quei luoghi, no? Ma comunque è anche un motivo per dare una sorta di ordine in quella zona, visto che abbiamo un mercato su strada. Scusate, se potete silenziare i microfoni, Piero? Quindi Roberto Ruvinetti può silenziare il microfono, grazie. Quindi ovviamente noi dall'inizio della consigliatura, insieme al consigliere presidente della commissione capitolina Andrea Coglia, ci siamo subito buttati a capofitto appunto per cercare di trovare una via d'uscita, una soluzione, visto che comunque già prima della nostra consigliatura era già una spina nel fianco dei cittadini e dell'amministrazione. Ora io chiederei ad Andrea Coglia se ci sono degli aggiornamenti e se comunque riusciamo nell'arco entro la fine dell'anno di avere perlomeno delle notizie positive pure per arrivare anche noi insomma alla fine consigliatura, che
qualcosa abbiamo ottenuto e non lasciamo, diciamo, le cose un po' così in sospeso. Darei la parola ad Andrea Coia in modo che ci aggiorna tutti quanti. Prego, consigliere. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Per coloro che hanno seguito la Commissione congiunta con lavori pubblici di venerdì, sicuramente è chiara la complessità di quest'opera che si trascina progettualmente da prima del 2000 e poi esecutivamente, insomma, se parliamo del centro commerciale, da almeno un decennio, se non di più. E comunque culmina poi con le opere appunto per la parte che dovrà essere poi data al municipio e per il mercato che purtroppo ha seguito grandi difficoltà. Le difficoltà per quelli che hanno seguito erano di varie tipologie. Una era trovare intanto l'unità di intenti tra gli operatori del mercato per diciamo liberare l'area del mercato attuale e trasferirsi all'interno del mercato. Inizialmente il progetto che era previsto dalla precedente amministrazione, nonché gli impegni economici, erano ridotti e l'opera che era prevista era veramente minimale. C'erano solamente degli impegni economici e non era stata dettagliata l'opera all'interno, cioè lì nel primo piano era identificata l'area dove avrebbe dovuto essere ospitato il mercato, però c'era tutta una serie di cose che non andava, ad esempio il numero dei banchi che devono essere ospitati all'interno e le dimensioni non permettevano gli accessi di sicurezza adeguati, erano previsti solamente degli ascensori, il che per chiunque sa come funzionano queste cose sa benissimo che gli ascensori per l'accesso sono un mezzo lento e facilmente anche, diciamo, sottoposto a problemi, per cui poi si sarebbero create tutta una serie di problematiche, per cui la prima delle varianti, se possiamo chiamarle così, al progetto fu la scala mobile. Gli operatori stessi non gradivano, diciamo, a livello estetico l'opera e sentirono uno studio di progettazione che interloquì, insomma, con loro per cercare di portare una soluzione innovativa anche a livello estetico, oltre che di luce, funzionale e quant'altro. Parliamo di anni di interlocuzione. Nel frattempo c'è un iter appunto che riguarda l'opera e un iter che riguarda la parte burocratica, ovvero la validazione dell'opera. È naturale che fin tanto che non esiste un progetto definito che possa essere portato avanti, non può andare avanti la burocrazia, perché per chi conosce nel dettaglio, insomma, questa tipologia di grandi opere, sa che ci vuole l'approvazione di un progetto definitivo da parte dell'organo politico e poi ci vuole anche quel progetto esecutivo per iniziare appunto a essere messo a bando e poi per iniziare i lavori. Si è lavorato su tutti questi fronti, devo dire che all'inizio c'erano anche diversi operatori che non erano d'accordo nell'andare avanti e una delle opere più difficili da parte del Comune, quindi della Commissione Capitolina e del Municipio, è stata convincere gli operatori a andare nella stessa direzione. Ci siamo riusciti circa un anno e mezzo fa, dopodiché è iniziata la definizione del progetto. Ecco, il progetto non è un progetto minimale, quindi comunque ha richiesto molto tempo per essere elaborato. Nel frattempo abbiamo incontrato difficoltà nella definizione e nella comprensione da parte degli uffici di quale fosse l'iter burocratico più veloce e più agile. Prima di tutto era stata indicata una strada per cui serviva l'organismo di vigilanza, che dei quali praticamente un membro era dimissionario. Dopo alcuni mesi abbiamo compreso che non era più necessario, sempre dagli uffici, e poi, diciamo, si è tra virgolette perso tempo su una strada che gli stessi uffici hanno indicato come la migliore e che invece non era percorribile. Non si è perso tempo del tutto, perché il progetto è andato avanti. A dicembre 2019 lo studio di progettazione tramite la società Regeim ha consegnato il progetto
all'amministrazione che lo sta vigilando. Abbiamo scoperto tramite l'architetto Tullo, che è l'incaricato appunto di queste indagini, che stanno valutando questo progetto. Sicuramente il tempo impiegato non è banale, perché siamo ormai a settembre, è vero che c'è stato il Covid, quindi sicuramente qualche rallentamento lo dobbiamo considerare. Abbiamo strappato all'architetto Tullo due date importanti, e una è che appunto entro 20-40 giorni sarà pronta la delibera di giunta per l'approvazione del progetto definitivo, e questo segnerebbe un importante passo a livello burocratico, e che darà una risposta nel più breve tempo possibile, se non ho capito male, entro due settimane, del progetto esecutivo, se ci sarà approvazione o se ci dovrà essere qualche piccolo ritocco, insomma. Però da quanto ho compreso, insomma, il progetto è veramente in stadio avanzato e dovrebbe essere pressoché perfetto, insomma. Quindi queste sono le due date che ci interessano. Da quel momento in poi, se avremo la delibera di giunta che andrà in vigilanza al segretariato, possiamo pensare che in qualche mese verrà approvata questa delibera e potremo procedere con l'iter burocratico, quindi riconfermando l'opera a bilancio mettendola a bando per l'esecuzione. Naturalmente ci sarà bisogno anche della validazione del progetto esecutivo. Noi stiamo vigilando, come Commissione Commercio, Commissione Urbanistica e Commissione Lavori Pubblici, l'opera e ripeto, non essendo dei tecnici che possono entrare nel merito di ciascuna questione, non possiamo che affidarci a quanto ci viene rappresentato dagli organi preposti. Stiamo sempre monitorando tutti i soggetti e chiediamo, l'ultima commissione c'è stata qualche mese fa, sempre congiunta, chiediamo tutti i dati di riscontro, i cronoprogrammi, e quindi poi sapremo fornire alla cittadinanza, speriamo, una buona notizia nel più breve tempo possibile, anche per poi la successiva riqualificazione dell'area di Via Valesio. Grazie. Grazie, grazie consigliere. Ovviamente consigliere Coglia, sarà a cura di questa commissione ogni qualvolta ci sono, diciamo, degli aggiornamenti che apporterà nella sua commissione. Sarà ovviamente nostra cura poi invitarla nella nostra commissione, appunto, per gli aggiornamenti, anche perché giustamente, come avevo detto precedentemente, tutti i cittadini e non solo gli operatori diciamo fremono nel vedere appunto completare questa opera. Io non so se ci sono da parte dei consiglieri delle domande. No, non ho domande, grazie Presidente. Quindi posso fare una domanda? Io volevo fare una domanda. Prego Antonello. Volevo sapere la scadenza della convenzione che obbliga il concessionario a realizzare tutte le opere a scomputo di cui si sta parlando. Se c'è una scadenza oltre il quale questa non provvede più. Allora, la scadenza non dovrebbe essere un problema, perché è già stata rinnovata almeno una volta, forse due se non ricordo male, poiché lo stesso concessionario comunque ha dimostrato buona volontà nel voler completare tutte le opere, non entrare in un contenzioso che non gioverebbe neanche a lui, perché poi, vuol dire, il mercato all'interno del centro commerciale giova al centro commerciale e poi gioverà alla cittadinanza alla riqualificazione, quindi non credo che vi saranno problematiche. Quindi, mi scusi Presidente, ci sono altre due convenzioni aggiornate oltre quella del 10/8/2006? Io non ne trovo nessuna, né tantomeno in commissione abbiamo visionato altre commissioni. Mi sembra invece che ci sia un po' di maretta da questo punto di vista, che il concessionario abbia detto che se non si arriva a meta velocemente, oltre la convenzione, non è obbligato più a fare le opere a scompito. Quindi
salta tutto. Questo è quanto. Stavo cercando di trovare altre convenzioni successive a quella del 2006, però non se ne vede nessuna. Almeno io, poi voi in Campidoglio sicuramente forse avete aggiornamenti più di noi sul territorio. Grazie. Prego, consigliere. Sì, sì, confermo l'aggiornamento della convenzione, lo trasmetterò alla commissione così ne prenderete visione, insomma. Grazie. Ci sono altre domande? Andrea, devi attivare il microfono. Dico, attendo eventuali altre domande. Sì, al termine devo andare via. Esatto, infatti volevo chiedere se ci sono domande da parte di altri consiglieri, altrimenti possiamo liberare il consigliere Coglia. Posso fare un'altra domanda al consigliere Coglia, al presidente? Prego, prego. Vabbè, ha soltanto quindi che vedremo, me lo auguro, perché era in scadenza il 12 ad agosto con la convenzione, quella originaria, quindi si sarà dovuto provvedere prima. Però io volevo domandarle, sempre rispetto a di Orvieto, la variante urbanistica per poter procedere sull'intervento del mercato di Via Orvieto. Lì c'è una variante urbanistica, quindi un passaggio molto importante da realizzare per poter affrontare la progettazione, altrimenti non si possono spendere manco gli investimenti nel piano finanziario che abbiamo. C'è qualcosa di nuovo? Allora, noi ne siamo consapevoli, sembrava addirittura d'arrivo già mesi fa, poi vi fu un'ulteriore missiva da parte di qualcuno, un direttore del Dipartimento Urbanistica, che rimise un pochino in gioco la discussione, perché la stessa delibera era in vigilanza al segretariato almeno 6 mesi fa, se non ricordo, adesso perdonatemi, non ricordo il termine preciso. Dopodiché furono sollevate alcune questioni, tra le quali dagli uffici mi viene da sorridere una questione di pubblico interesse che, come tutti i politici sanno, non riguarda gli uffici, insomma, tecnici. Noi stiamo monitorando la situazione e stiamo chiedendo che venga al più presto portata in aula, però vogliamo capire dal segretariato quali siano le reali difficoltà. Sono intervenuto anche personalmente con una lettera di sollecito insieme a quella della presidente del municipio verso il segretariato per capire quali fossero le reali ragioni di questo, diciamo, di questa sospensione di un procedimento che sembrava già avviato e pronto a essere votato. Non è la prima volta, diciamo, che in vigilanza poi gli atti vengono sospesi per verifiche. E purtroppo devo dire che i tempi sono molto lunghi poi di risoluzione di queste vicende, però noi solleciteremo anche in questo caso la soluzione per portare a compimento anche quest'opera. Quindi di fatto le somme a disposizione, purtroppo, se non andiamo in meta nella variante, non saranno realizzate. Viene prima la variante, poi, diciamo, il progetto già fatto, penso, per la riqualificazione del mercato. Cioè, non è un controsenso, presidente, aver messo prima i soldi per fare il mercato e poi fare la variante urbanistica? Non sarebbe stato auspicabile prima proporre la variante e poi dopo inserire le somme? Altrimenti sono somme che poi vengono perse, ed è la seconda volta, non per causa sua naturalmente, presidente, la conosco molto bene. Guardi, normalmente nella mia esperienza a bilancio i fondi si mettono comunque e poi si fanno delle variazioni, e quella è la motivazione per cui spesso poi si parla di fondi non utilizzati. Questo succede su moltissime cose. Lei sa che, per esempio, sul mercato di Appio Primo questi fondi vengono messi da 10 anni nel bilancio di Roma Capitale, quindi nell'amministrazione attuale, nella precedente, forse ancora nella quella precedente, e poi vengono riprogrammati, come dire. Se non venissero messi, probabilmente sarebbe più difficile poi riproporli nel caso poi le cose vadano bene. Insomma, questo è il motivo per cui vengono inseriti. Grazie. No, io, siccome nell'assemblea che abbiamo fatto, e anche il comitato, pensavamo di essere proprio addirittura d'arrivo con una cosa marginale. Infatti dissi al tempo: guardate che fare una variante urbanistica rende complice anche la regione Lazio, perché deve dare poi l'assenso alla variante anche alla regione.
però c'era un modo per scavallare e gli uffici tecnici lo sanno bene qual è. Non c'è bisogno di variante urbanistica se il progetto è pronto e quello esecutivo. Ricordiamolo qualche volta agli uffici tecnici, quelli, la missiva del Dipartimento Urbanistica, Palombini, quello che sta sopra Palombini, che se il Comune ha redatto l'amministrazione un progetto esecutivo, si va in deroga alla variante urbanistica. Proviamo. Lei è molto arguto, quindi può provare questa strada, visto che è in contatto con questa sospensione arrivata dal Dipartimento con la missiva di cui parlava prima. Io dico che potrebbe, come i piccoli comuni lo fanno, è un piccolo comune al pari al Comune di Roma. Quando c'è un progetto esecutivo, il progetto esecutivo va e fa la variante di per sé, in deroga, come consiglio, perché siamo sul territorio per, come dire, per spingere questo procedimento di riordino. Grazie, Presidente, a presto. Allora, un momento, siccome gli uditori non possono partecipare al, diciamo, al dibattito in registrazione, io devo chiedere alla segretaria di stoppare la registrazione e eventualmente, qualora l'intervento del signor Rubinetti vuole essere acquisito da qualche consigliere, lo fa proprio. Prego, Federica. Eccomi, Presidente, un attimo, comunico alle 9:43 che sto interrompendo la registrazione e la seduta.